Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di kit aspirazione diretta, in questo caso per Subaru. Qui vediamo un bellissimo Takeda. Andremo a fare l'unboxing e poi l'installazione. Vediamo cosa c'è nella scatola. Allora, partiamo da qui. C'è il pezzo forte. È questo fantastico filtro a cono enorme. ProDry S by AFE. Parliamo, ragazzi, qui di un filtro, di un'aspirazione al top. Come al solito non ho risparmiato su nulla. È uno dei kit più costosi in commercio e anche uno dei migliori. Secondo me insieme a Perrin e HKS. Qua abbiamo gli adesivi Takeda, ma ce ne sono altri, l'ho già visto. E qui c'è un tubo in alluminio bellissimo con il porta MAF, il porta debimetro. Qua abbiamo un cono che poi vedremo come andrà messo. Un altro cono, un tubo che farà da giunzione di collegamento, silicone. Qui abbiamo le varie staffe, bullonerie e collari con le viti. Cosa importante, questa aspirazione ha la paratia airbox, quindi anticalore, fatta molto bene. Questo è un pezzo e qui c'è il pezzo quello più grande. Questo kit plug and play è specifico per Subaru Impreza GDA e GDB, quindi dal modello 2001 fino ad arrivare al 2007. Qui ci sono le varie istruzioni, adesivi, eccetera. Niente, adesso direi di andare subito in macchina, andiamo ad installarlo se ci riusciamo. Dovrebbe essere un'operazione veloce. Loro garantiscono un bel incremento di potenza di cavalli e di coppia. Poi vedremo se è vero, testando la macchina magari in un prossimo video. Eccoci qui. Per prima cosa dobbiamo togliere il filtro originale, la scatola filtro originale. Dobbiamo staccare il debimetro, il MAF, che dovremo passare poi sul nuovo attacco nella nuova tubazione. Questo si può fare anche dopo, ma io, essendo che qui è bello fermo e comodo, lo stacco per prima cosa. Stacchiamo la connessione elettrica e poi con un buon giravite svitiamo le due viti che tengono il MAF con molta attenzione, perché è un componente molto delicato e quando lo estraete dovete fare attenzione all'O-ring che fa da tenuta, soprattutto poi quando lo andrete a inserire nella nuova locazione, perché se l'O-ring è rotto e messo male, non va tenuta bene e sballa tutto. Questo è il MAF con il famoso O-ring. Il mio è pulitissimo, è praticamente nuovo. Ok, procediamo adesso a staccare questo tubo, fare un po' di spazio. Poi passeremo tutto sul nuovo airbox, che è questo filtro dotato di airbox. Fare veloce, posso già allentare questa fascetta e tirarmi tutto insieme il corpo filtro superiore, togliendo due ganci. Questo qui già dovrebbe uscire fuori. Perfetto. Molto velocemente già abbiamo tolto parecchio. Togliamo il filtro dell'aria. Adesso non ci rimane che togliere il pezzo inferiore della scatola filtro
con una chiave da 12, un cricchetto lungo, ragazzi, arrivati a questo punto, se voi avete tutta l'aspirazione originale, qui vi trovate il convogliatore di plastica che va a imboccarsi qui. Io però l'avevo eliminato con anche il risonatore all'interno, avevo messo questo tappo qui originale su Baro per tappare il buco, così per non far passare aria calda. Quindi diciamo che ha tutta l'aspirazione originale, dentro il parafango si trova il risonatore, che volendo comunque può anche lasciare o eliminare, ma eventualmente per eliminarlo bisogna smontare il passaruota, togliendo la ruota e eliminare tutto. Io in questo caso devo solo togliere la scatola filtro con questo tubo che avevo messo, che pescava l'aria direttamente dal parafango, e montare quello nuovo. Ok, ragazzi, una volta eliminata la scatola filtro originale, il meno è fatto. Adesso la parte difficile sarà montare tutta quella roba lì con l'airbox, che senza airbox non lavoro da un minuto a montare l'aspirazione diretta corta, ma con l'airbox mi sa che sarà un po' più difficile. Vediamo, prendo le istruzioni, ce le danno in 18 passi. Naturalmente loro partono dalla rimozione della scatola filtro originale, cosa che io ho già fatto, quindi dovrei passare qui dal 5-6, devo capire qui che cosa dice. Ci proviamo. Ok, come da istruzioni lui dice di prendere questa parte dell'airbox nuovo con questo cono che fa effetto Venturi, credo, e di installarlo qui, molto semplicemente con i bulloni in dotazione. Procediamo. Bulloni e rondelle, che sono questi qui, esagonali. Come dicevano loro, ho già installato questo, chiamiamolo imbuto, dove andrà poi ad alloggiare il filtro. Qua ho già messo la riduzione in silicone attaccata al tubo che va alla turbina, che qui andrà il tubo in alluminio. Allora, procediamo per gradi. Loro dicono qui di togliere questo bullone che c'è la massa e quindi ancorare adesso questa parte di airbox con un bullone lì a telaio e uno lì dove c'era la massa. Proviamoci, che gli spazi sono un po' angusti. Allora, questo lo entriamo così. E svoltiamo così e ci siamo. Adesso possiamo stringere anche il bullone qua sotto. Perfetto. Ma qui ci entrerà quel filtro a cono così enorme? Boh, vedremo. Fatto ciò, passiamo il debimetro nel tubo. La parte forse più delicata, secondo me, che è la cosa importante, come vi dicevo. È questa, che la sede sia perfettamente aderente al ring. Deve incastrare bene, entrare bene, fare tipo uno scatto. Proviamo, questa è la parte sempre più delicata. Facciamo una pressione omogenea, andiamo a incastrarlo. Ok, è entrato perfettamente. Adesso le viti faranno il resto. Non troppo forte. Ok, sui filtri cinesi, quelli scadenti, fate attenzione, a parte che non li monterei mai, ma poi il muffler di solito sta male perché le sedi sono fatte male e poi avete problemi. Ok, adesso infiliamo un'altra fascetta qui,
Così possiamo inserire questo tubo. Dobbiamo anche entrare questo qui. Qui entra così, entra, non può entrare, invece sì, dobbiamo far entrare a tutti i costi. Cos'è che ce lo impedisce? Non c'è niente che fa interferenza alla fine, bisogna solo fare incastrare tutto abbastanza facilmente. Ok, giovani, siamo a buon punto. Qua le fascette sono appuntate, qua pure, col cono ben messo. Poi colleghiamo il debimetro, lo spinotto. Adesso quello che ci resta da fare è infilare il famoso cono. Eccolo qui, enorme, con la sua fascetta enorme. Questo dovrebbe essere semplice. Ok, molto, molto easy, ci sta benissimo, lo spazio è stretto ma calza a pennello. Stringiamo subito la fascetta senza ulteriori indugi. Poi passeremo a mettere il coperchio sopra per chiudere tutto, così è bello riparato dal calore del vano motore, come l'airbox originale sostanzialmente. Però avremo un sound sicuramente più coinvolgente, si dovrebbe sentire il risucchio dell'aspirazione, dovrebbe aspirare molta più aria, quindi comunque influire anche positivamente sulle prestazioni. Poi vi farò un video dove la testo. Se volete, fatemelo sapere nei commenti, farò un video dove la testo, vi porterò le mie sensazioni, il sound e anche un grafico con la differenza di potenza, che a me piacciono i numeri più delle sensazioni. Posto, perfetto, tutto bello saldo, tutto fermo. Devo stringere solo questa. Perfetto, colleghiamo la connessione del debimetro. Ok, adesso dobbiamo solo mettere il coperchietto qui, abbiamo finito. Va che bello, va che bello. Qui ci abbiamo uno e due dove vanno le viti e qui vanno, si tolgono dal filtro vecchio gli agganci in plastica per collegare questi tubi. Allora, mettiamo le viti, così qui lo chiudiamo. Andiamo a staccare questi qui, uno e due, queste clip, e li mettiamo sul nuovo Airbox. Come originale. Ora qui rimane però aperto e questa cosa sinceramente non mi piace, quindi credo che andrò a fare una qualche paratia per sigillare anche questo lato, perché altrimenti l'aria calda entra ugualmente. Anche se poca, ma qualcosa arriva. Io preferisco di no. Vedremo lì. Vedremo. Farò qualche test, qualche prova. Ragazzi, l'installazione è completa. Adesso magari la sentiamo un attimo in moto, vediamo come suona. Vediamo se gira tutto bene. E qui comunque si può usare il convogliatore per far arrivare aria fresca dal passaporta. Quindi penso che eliminerò il tappo sul parafango e ripristinerò il convogliatore, vediamo. Vedremo, vedremo. Ci penso. Mettiamolo in moto, dai.
Il risucchio si sente già in accelerazione e rilascio dell'aspirazione, poi sentiremo meglio il movimento autocalda. Se volete il video del test con prova su strada, sensazioni, sound e anche i numeri con una pancata sul grafico per vedere la differenza, fatemelo sapere nei commenti e vi accontento. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.